Salve a tutti! Ragazzi, oggi non è per niente un bentornati, perché nello scorso episodio abbiamo affrontato Artemisio, vero? Sì, ok, mi era sfuggito il nome. Comunque, abbiamo affrontato Artemisio e l'abbiamo sconfitto. Abbiamo inoltre catturato il nostro quarto membro della squadra, Sobek. Inoltre abbiamo anche esplorato la LOT SPA. E adesso, perché non è un bentornati? Perché alla fine dello scorso episodio non ho salvato. Quindi ho dovuto rifare tutto quello che ho fatto nello scorso episodio. Ci sono alcune differenze che vi dirò adesso. Allora, Sobek intanto è praticamente Sobek secondo. È al 17 e di natura è ardita. Poi, parliamo degli altri Pokémon. Calamitron è al 22, mentre Eris è al 21. E Eris ha imparato Air Rasoio. Credo di aver detto tutto. Un'altra cosa, sì, ho fatto la LOT SPA prima di andare nella palestra. Detto questo, allora tu... Ehi, allenatore, quando cammini sulla sabbia, presta attenzione al suo colore. Può essere più scuro o più chiaro. Dov'è più scuro si annidano i Pokémon, lo sappiamo già, caro. Adesso, lei e tutta la classe alleva Pokémon. In questo gioco, ogni volta che passate davanti a un alleva Pokémon, potrete risfidarlo all'infinito. Basta cambiare percorso, tornare nel percorso e risfidarlo. È una cosa molto buona se volete esperienza. Anche se in quel caso vi consiglierei... Beh, com'è che si chiamano? Gli Audini? Perché danno troppa esperienza? Comunque, Ferrartigli ci fa abbastanza danno, ma Air Rasoio demolisce completamente tutti i Pokémon avversari. E quindi sto a posto. Allora, detto questo... Meryl. Posso anche rimanere in realtà, quindi Eris avrai l'onore di usare più volte Air Rasoio. E ricordo, Air Rasoio è una mossa che può fare brutti colpi. Quindi se avete Mirino e lo date ad Eris, o a un qualunque Pokémon che ha una mossa che fa più brutti colpi, aumenterà ancora di più la chance di fare brutto colpo, ovviamente. Quindi, sì, però adesso ho il moneta amuleto, quindi non mi conviene tagliarlo, toglierlo, non tagliarlo. Allora, credo di fare bene a mettere Sobek al primo posto, perché Acromio dovrebbe avere un Pokémon di tipo acciaio, se non erro. Ora vedremo, comunque. Allora, Acromio, ti aspettavo. Allora, ti incuriosisce cosa c'è qua dietro? Devi sapere che queste non sono rocce, bensì una sfilza di Crustle. Sta a vedere. Con il dispositivo di mia invenzione, posso stimolare il potere latente dei Pokémon. Chissà se i Crustle si erano stancati di starsene qui con il peso della loro roccia sulla schiena. Quelli del Team Plasma dicono che bisognerebbe riconoscere le potenzialità dei Pokémon e liberarli dal gioco degli umani. Ma io non sono d'accordo. Al contrario, dovremmo valorizzarli e spingerli a tirar fuori il loro potenziale. A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami, vero? Tonks, eh? Mi ricorderò di te. E ora, lascia che verifichi di persona se sei un allenatore capace di far emergere il vero potenziale dei Pokémon. Allora, cominciamo la lotta contro Acromio, allenatore, che manda in campo Magnemite, quindi ho fatto bene a mandare in campo Sobek. Quindi, vai Sobek! La Timer Ball è leggermente meglio come Pokéball per un Sandile, secondo me. Comunque, non abbiamo altre mosse di tipo Terra, quindi Sabbiotomba, che fa un enorme danno. Bombagnete, invece, ci... Ah, è vero, abbiamo difese comunque assurdamente basse, quindi finché non si evolve Sobek non possiamo fare troppe cose. Comunque, ancora, Sabbiotomba! Adesso, nel frattempo, parlando del percorso 4, nella precedente generazione... No, nella precedente parte della quinta generazione, ecco, forse è meglio dire così, il percorso 4 era uguale sia per bianco sia per nero.
In questo gioco i percorsi cambiano, infatti adesso metterò due immagini, quella a destra nero 2 e quella a sinistra bianco 2, dove appunto vedrete la differenza del percorso. Gli strumenti, attenzione, alcuni sono uguali mentre altri sono diversi, gli allenatori sono diversi, quindi questa parte è nel più, insomma, più nello specifico per chi ha nero 2, ok? Non per chi ha bianco 2, però alla fine il risultato è lo stesso, ci sono due strumenti diversi e non cambia tanto alla fine. Sotto cade cari Clink. Va bene. Ora, forse riesco a mandarlo KO. Se non manco con Sabbiotomba. Quindi, Sobek. Perfetto. Vediamo un po' se arroganza è servita a qualcosa. Ce l'ha fatta. Sobek, sei divino, letteralmente. Comunque, arroganza un'altra volta, ma non serve. E fine, abbiamo sconfitto Acromio. Intanto Sobek sale al 19, buon per noi. In realtà non ricordo, Fango Sberla. Che altre mosse abbiamo? Attaccalite non serve, Turbosabbia invece può essere molto buona. Quindi tengo Turbosabbia per un po'. Fango Sberla è la stessa cosa di Turbosabbia, ma Turbosabbia colpisce i tipi volante. Attenzione, mentre Fango Sberla no. Tanto per ricordarlo. Ho capito tutto. Tu ti prendi cura dei Pokémon al punto da valorizzarne il potenziale, proprio come fanno i capopalestra o i Super 4 del campione della Lega Pokémon. In tal senso, sei un po' come loro. Ti sono molto grato per il tuo aiuto, perciò permettimi di offrirti questo. Proteina! Grazie. Se solo potessi parlare la lingua dei Pokémon, riuscirei a tirar fuori tutto il loro potenziale. Ma non devo... No, il contrario. Ma devo arrendermi. Non è possibile che ci sia qualcuno al mondo di capace di tanto. Beh, in questa generazione. Per ora ti saluto, Tonks. Ci rivedremo. Comunque ne riparleremo di lui. Allora, in questa parte del deserto, intanto, Detector, è possibile trovare, ovviamente, Sandile, l'abbiamo già visto, ma anche altri Pokémon. Come ad esempio, il secondo Pokémon che odio di più dopo Machop. Ma lo vedrete a breve, insomma. Prima voglio affrontare i pescatori qui. Nel frattempo vi dico chi è, tanto per... È Darumaka. Io disprezzo Darumaka. Darmanitan va benissimo, ma Darumaka no. Lo detesto. Comunque, Ruggero manda in campo Basculin. Parliamo un po' di Basculin e di Clink. Basculin non si evolve. È in parte acqua e ha due forme. E... alla fine non è... così buono come Pokémon. Aia! Come... è più... vabbè, va bene che è più veloce di noi. Ah no! Abbiamo la stessa velocità. Togo. Botto in testa, però ci fa parecchio. E devo cambiare, altrimenti vado KO. Calamitron, prego. Comunque, nel frattempo... è buono, è veloce, ma... quando è vero che molte persone hanno visto Basculin come il Magikarp di questa generazione... attenzione! Questo è molto più di un Magikarp alla faccia. Quindi se lo volete usare, prego. Però non è nella migliore... insomma, non è il miglior Pokémon di tipo acqua da scegliere, ok? Inoltre, vi consiglio personalmente un Pokémon di tipo acqua che usi attacchi speciali e non fisici. Però questa è una cosa mia, magari mi sbaglio. Comunque, Clink. Acciaio puro, ve lo sconsiglio, fine. Non... oddio, può essere utile magari a qualcuno, ma... non mi piace particolarmente. Sicuramente non userò nessuno dei due, perché dovreste averlo capito, miei cari, ma... abbiamo già un tipo acciaio. Il tipo acqua l'ho già scelto, e quindi, sì. Allora. Bene, ha abboccato una preda bella grossa. Ora non mi resta che pescare la vittoria. O forse non pescare nulla perché ti sei distratto a lottare con me, mio caro. Noele, che manda in capo Psyduck. Allora, un attimo. Sbaglio o siamo non troppo lontani dall'evoluzione di Calamitron? Potrebbe essere, perché non ricordo quando si evolve. Però non importa. Tono Shock fa abbastanza danno da mandare KO un Psyduck in un solo colpo. Bene. Avanzi possono essere utili, per questo ce li hai, Calamitron. Bene. Basculin ancora, grazie mille dell'esperienza. Allora, ecco, questa è l'altra forma di Basculin. Se non erro...
fatemici un attimo pensare. Su bianco c'era la forma rossa. Quindi su bianco 2 c'è la forma rossa, su nero 2 c'è la forma blu. Ok, dovrebbe essere quello il senso. Comunque ho sconfitto Basculin. Cambia poco, se non erro giusto qualcosa nelle statistiche. E Sobek sale al 20, buon per noi. E poi basta. Un attimo, fermi. Ho dimenticato una cosa. Acromio ci ha regalato qualcosa di buono, no? E quindi... proteina, vai. Su ovviamente Sobek, perché... non abbiamo tanto attacco fisico da... O meglio, da dare a Sobek per adesso. Perché Pignite l'ho allenato da parecchio. Mentre Sobek è nuovo. Allora, tu chi hai? Non ne ho idea. Mando Eris, sperando che abbia... un altro Pokémon che si trova qui, ossia Scraggy. L'odore, ah no, ha un Herdier. Bene, perfetto direi. Comunque, sì, qui si può anche trovare uno Scraggy. Al 5% quindi è abbastanza raruccio. Però vi ripeto, difensore speciale, attaccante fisico, buono. Attenzione alle mosse di tipo lotta degli altri tipi lotta. E dovreste stare a posto. Adesso, Aerosol non lo butta giù. Devo solo sperare in un crit. Che non arriva, è morso. Addio, Eris. Mi spiace davvero tanto. Mi sa che torno al centro Pokémon adesso. Ossia, dopo questa lotta. Allora, Sabiotomba, vai. Siamo più veloci. Buono, perfetto. Dovremmo andarlo KO allora. Ok. Rowlite. Arroganza, perfetto. Ora, avesse avuto prepotenza, in realtà... Ok, allora... La scelta era tra arroganza e prepotenza. Oddio, la scelta. Il caso è successo per arroganza e prepotenza. Il secondo Sobek, però lo dico subito questo, l'ho cercato con arroganza, perché mi sono reso conto che effettivamente arroganza è meglio di prepotenza. Quindi ho preferito una mossa, o meglio un'abilità più buona rispetto a prepotenza, e quindi ho preso arroganza. Perché così Sobek diventa OP in pratica. Ora, morso dovrebbe fare più danno e ha più precisione, sicuramente. Esatto, quindi vai con morso. Canch. Inoltre tentennamento possibile, quindi grazie. Arroganza che non serve, ma grazie lo stesso. Esperienza, gratis. E sconfitto Brian. Ok, detto questo, intanto ricerca strumenti, niente, ok. Torno, com'è che si dice? Al centro Pokémon e poi torno un'altra volta al percorso 4. E siamo tornati. Allora, non vi mostro il fatto che possiamo risfidare lei, perché non mi va. Però la maggior parte degli alleva Pokémon hanno un punto cieco, in questo caso questo, dove non possono vedervi. È fatto apposta per... Crustle popolano il deserto della quiete, ok. È fatto apposta per evitare di fare sempre battaglie contro gli stessi allenatori, insomma. Però è anche un buon metodo di farmare... dindi, se vi servono appunto dindi rapidi. Allora, ci sono delle case qui. Già, l'avete visto anche prima negli screenshot. E da qualche parte ci sono strumenti. Ok, per caso con te un Pokémon con velocità almeno 126? Nope. Non preoccuparti, ci sono altre qualità nei Pokémon a parte la velocità. Ma io vorrei vedere un Pokémon con velocità superiore a 126. Eh sì, torneremo qui tra 3 secoli. Io sono particolarmente pignolo sull'attacco dei Pokémon. Ok, bene. Adesso, qui sopra invece, vediamo un po'. Non mi ricordo chi, dannazione. Bla bla bla. Chi è che dà uno strumento? So che c'è qualcuno che dà uno strumento. Sei tu? Nope. Ok, allora è nelle altre case. Però attenzione, ci sono strumenti utili da prendere qui. Inoltre, l'ho già menzionato prima, ma c'è uno scambio da fare. L'ho menzionato prima? Non ricordo. Vabbè. C'è uno scambio che si può fare con un NPC. Che sicuramente non sei tu. Allora, eccolo qui, perfetto. Se avete un cottonè, in nero 2 ovviamente, potrete prendere un Petilil. Petilil terrà con sé la Vigorriera. Altrimenti, su bianco 2, è possibile ricevere un cottonè dando un Petilil. Petilil si trova dove si trova cottonè, ossia ad Austropoli. Grande lente, questa può essere buona. Non mi ricordo a che serve in realtà. Non è la precisione, possibile. Sì, aumenta di poco la precisione delle mosse. Di poco, se non erro, del 10%, qualcosa del genere. Però è comunque un buon aumento, alla faccia. Non funziona però su mosse tipo ghigliottina e cose varie. Allora, un attimo, ricerca strumenti, bene. Non c'è niente qui, va buono. Allora, tu invece, o meglio, in questa casa,
Ok. Il giovedì certi Pokémon volano da queste parti. Ok, quindi vuol dire che il giovedì ci sono alcuni Pokémon che si trovano solo qui. Un attimo che controllo, perché non ricordo se effettivamente è vero. Dovrebbe essere vero. Ah, sì, ok. C'è un certo Pokémon che si può catturare qui al 25, solo il giovedì. Oggi che giorno è? Non ne ho idea. Oggi è... no, sicuramente non è giovedì. Sei un allenatore dall'occhio fino, però. Baccacedro, grazie mille. Questa può essere abbastanza utile. Ok. Parlando con persone diverse, si scoprono sempre cose interessanti. Allora, questo tizio qui, non quello della Baccacedro, ma questo qui, dice una cosa interessante. Il giovedì, su Nero 2, è possibile trovare un certo Pokémon molto buono, che vi converrebbe catturare, se non avete tipi volante. Tu? Ehi, ascolta, come imito le voci dei Pokémon, ok? Adesso imito la voce di uno dei Pokémon che porti con te. Quale Pokémon imitato tra quelli che porti con te? Non ho sentito niente! Magnemite? Ok, devo un attimo mettere le cuffie, altrimenti non funziona, perché... Allora. Un attimo. Perfetto. Allora. Vai. Ok, questo è Magnemite, per forza. Vai. Ci hai azzeccato! Riconosci la voce del Pokémon che senti sempre, vero? In realtà sono abbastanza allenato dal riconoscere la maggior parte delle voci dei Pokémon, ma... Ok. Grazie per aver giocato con me, ti meriti un regalino. Un Pokégingillo. Grazie. Ok, adesso qui sopra invece dovrebbe essere l'ultima casa, quindi Shalla. Tu, chi sei? Dicono che sono... Dicono che sono dei poco di buono, ma si stanno solo... ma stanno solo gironzolando, no? Non bisogna giudicare delle apparenze. Wow, quanto pare non so parlare quando devo parlare con la voce di quel tizio. Non importa, non importa. Allora, abbiamo ancora una buona fetta di percorso 4 da esplorare. E quindi, tu. Un tempo qui c'erano solo delle rovine, ma pian piano è arrivata la modernità. Sarà così che si rinnovano i cicli della storia? Adesso, credo che stia parlando in realtà di Bianco 2, perché appunto avete visto l'immagine di prima. Ora, dove è? So che c'è un MT da qualche parte, ma non ricordo dove, ed è una cosa che mi dà un fastidio. Eccola lì. Ora, prima di tutto però, tu sfidami, mio caro. Sei un altro poliziotto, suppongo. Ehi là, fermati! Perché? Perché mi vuoi sfidare solo per quello? Vabbò, allora, eccoti qui, Daniele, guardia, che manda in campo Riolu. Abbiamo davanti... Oh, perfetto, Eris. Hai rasoio, qui fa piazza pulita, letteralmente. Quindi vai. Hai rasoio. Addio, Riolu. Ah, giusto. Wubat è orrendo come Pokémon, è inutile. L'avete detto voi, eh? Due parti fa. Ah, non è così. In realtà è abbastanza buono. Veloce, attacco speciale decente. Quindi sì, è buono. Magari di aspetto non è dei migliori. Ed è una cosa brutta da dire, perché io sto usando un Wubat. Non mandarlo KO! Ok. Allora, devo stare attento però, perché Wubat non si evolverà mai se lo lascio morire. Se lo lascio andare KO. Quindi, Sobek, prego. Cerchiamo di... cerchiamo di finirla qui. Sabbio tomba. Ed evita l'attacco. Rogodenti, quello che volete che mi scotta. Non mi ha scottato. Morso forse lo manda comunque KO, forse. No. Ouch. Sobek, addio. Mi disp. Devo tornare al centro Pokémon un'altra volta, davvero? Sono sicuro in realtà che dovrebbe esserci una casa per curarsi qui, almeno credo. Comunque, hai rasoio. Addio Growlithe. Cerchiamo di evitare gli allenatori, vediamo se c'è qualcuno che ci cura qui e poi andiamo avanti. La tua forza è inarrestabile, sei veramente imbattibile. Grazie mille Daniele, grazie mille. Allora, camminiamo piano perché non so se c'è qualcuno qui. Ok, forse è questa. Vediamo se effettivamente c'è qualcuno qui che ci cura. Ah, perfetto, mamma Krokorok. Ah, grazie tantissimo, cara. Con tutta l'energia che hai, potresti attraversare una tempesta di sabbia. Sì, non adesso però. Allora, non ricordo se posso andare adesso nel deserto della quiete. Credo di no. Il deserto è inghiottito e il castello sepolto. Chissà se un giorno il tempo lo farà... farà lo stesso con la sua memoria, ok. Ah, ok, ci posso andare, ma non ci andremo adesso. Lo dico subito, voglio evitare di allenarmi troppo. Troppo, oddio. Però lo faremo più avanti. Allora, qui c'è uno strumento, dov'è? Qua? Ah, è dall'altro lato, ok. Allora, qua potrei incontrare alcuni
Pokémon selvatici. Però prima allenatori. Vabbò. Tanto per dire, credo di fare il deserto della quiete dopo la prossima palestra. Credo. Sarà una parte extra, però non voglio andare troppo potente in palestra. Quando la capopalestra ha Pokémon di livello al massimo 25, lo dico subito. Allora, hai rasoio a questo punto, per forza. Vai! Non so quanto possiamo fare a un RDR. Forse sperare in un critico, perché con morso ci manda KO. In effetti avrei dovuto... Ok, devo cambiare Pokémon. Ho avuto fortuna per adesso perché non ho usato morso, ma adesso non voglio più rischiare. Quindi, Calamitron, è il tuo turno. Che regia... Reggi di tutto tu, Calamitron. Sei un pezzo di ferro magnetico. E quindi, morso, eccolo qui, eccolo qui. Stavo arrivando. Che vi ho detto io? Che vi ho detto io? Allora, Herdier vai contro uno shock. Dovrebbe bastare. Azione. Oh, non è molto efficace, ma il danno lo fai, eh? Non basta? Beh, in effetti. 22-22. Sonic Boom può mancare, tuono shock no. Quindi vai. Azione ancora, non farmi critical hit. Però, ehi, adesso Eris è più veloce e può attaccare Herdier, quindi yeah. Mi spiace davvero tanto Calamitron, però... Allora, hai rasoio al 100%? 95. Oddio, se lo manco adesso... Ok, bene, bene, sono calmo, sono calmo. Herdier sconfitto. Esperienza guadagnata, parecchia. E credo di dover togliere il condividi esperienza a Sobek tra poco. Comunque abbiamo sconfitto Nelson. Allora, adesso, questo oggetto cosa è? È un coccio rosso. Bene, benissimo. Altri strumenti nascosti, sicuramente ce ne sono, infatti sono qua. Dove sono però? Non li trovo. Sono qua, dall'altro lato, eccoli. Devo starnutire anche, aiuto. Ah, un attimo, prima qui. Non è qui. Intanto qui c'è uno strumento che devo prendere perché è la MT28 contenente fossa. Mamma mia, se è meglio di sabbiotomba, quindi dai. Questa è la prima MT che insegna qualcuno, forse, eh? Vai, vai. Oh, in questo gioco, intendo. Allora, fossa. E 80 di potenza. Se mi dite che non è buono, comunque vai. E sì, anche Riolu impara fossa. Al posto di... sì, per forza. Tanto non dobbiamo combattere contro... gli elite che cambiano i Pokémon, che fanno il double switch del Pokémon di tipo volante. Quindi siamo a posto. Allora, quindi Sobek è diventato molto più utile di prima. A tal proposito, sì, prendiamo lo strumento e mettiamo Sobek davanti. Devo fare un po' di ordine qua in realtà, perché no. Perché a questo punto facciamo quello che ho detto prima. Approfittiamone di aerasoio e diamo, dov'è? Il mirino. Sì. E Sobek, mio caro, prendi questo. Moneta amuleto. Così siamo a posto. Ok, è un peccato che Calamitron non possa combattere per adesso, ma non importa, non importa. Combatterà più avanti. Ehi, oh, ah, qua è pieno di allenatori. Forse sono costretto a tornare dalla signora del Crocodile. Comunque, non è un Crocodile, è il Crocorock. Venipede, bene, iniziamo benissimo con un Pokémon che può avvelenarmi. Allora, fossa. Protezione. Oh, oh. Ah, le strategie. Fossa. Adesso il danno che facciamo a Venipede è supremo proprio. Boom. Addio. Ovviamente non lo mando né KO e veleno punto. Fortuna che siamo in parte terra, quindi reggiamo le mosse veleno, ma... La gioia proprio. Ok, allora Sobek vai con morso. Crunch. E aspettiamo un po'. Arroganza, va bene. Avessi una natura che aumenta l'attacco fisico sarebbe meglio, ma non importa. Allora, Sobek, t'ho a posto. Sandile, Sandile contro Sandile. Con arroganza e con fossa. Con solo fossa. Non so se lo mandiamo KO, ma tentar non nuoce. Sobek, fossa. Morso? No, sabbiotomba, ok. Veleno e fossa. Quanto faccio? Wow, il brutto colpo. È servito, è servito. Arroganza che non serve adesso, alla fine della battaglia, grazie.
E siamo al 22, bene. Sobek vuole imparare Divieto, la risposta ovviamente è no. Sì. Abbiamo sconfitto Gennaro, zucca pelata, wow. Ha fatto passi da gigante il Gennaro Bullo, eh. Comunque, andiamo subito dalla signora Crocodile. No, Crocoroc, ok. Torno tra 2 secondi. Ed eccoci qui. Allora, torniamo a combattere con Sobek. Tu, mio caro, una testa brillante e segno di forza. Allora, è una cosa brutta perché io non sono pelato, ma mi ci sto avvicinando, ok? È ereditaria come cosa, quindi... Ah, bene! Perfetto! Posso sconfiggere il Pokémon che odio di più dopo Machop. Ah, vai. Allora, perché disprezzo Darumaka? Perché... Ok, no, diciamo semplicemente che non mi piace. Perché alla fine è quello il punto. Darumaka sconfitto. La goduria proprio. Arroganza, grazie. Ma non credo serva perché dovrei aver già finito, vero? Sì. Sconfitto Alfonso. La tua testa mi acceca. Lo fate apposta. Lo fate apposta. Ah, comunque. Chi è al 21 ancora? Oh, bene, nessuno. Ok. In realtà non dovrei usare Sobek. Perché nella prossima palestra userò solo lui. E forse Calamitron per 2 cose. Ma... un attimo, dov'è lo strumento? Ah, è qua lo strumento? Sì, un'iperpozione, addirittura. Ho fatto bene a controllare, allora. Un altro strumento? Qua? Mi sa che è dall'altro lato. Però indichi qua sotto. Che sia qui? Qua? No, è dall'altro lato, ok. Allora, tu, mio caro, sei invece un centauro, quindi sfidami. Dovresti avere un Koffing, se non ricordo male. O forse la mia mentalità, perché su Rossofuoco e Verdefoglia i centauri avevano appunto i Koffing, ma ora vediamo. No, invece a Zubat. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Vai, Sobek! Credo di non usarlo, come ho detto prima. Dopo questa lotta, intendo. Quindi, morso! Canch! Yes! Stordiraggio! Yay! La gioia! E in questo gioco ricordo che la confusione è ancora 50-50, quindi... 3, 2, 1, Sobek si colpisce da solo. E invece no, che strano. Meglio per me. Arroganza, ok, grazie. Prossimo Pokémon, veleno sempre. Timbur. Ok, mi stai chiedendo di mandare Eris in campo, quindi. Babò. Vai, Eris. La dea della discordia. Con la mela. E anche quello è un motivo per cui ho scelto Eris, perché la mela, i pipistrelli della frutta... Eris, la mela, ok? Qualcuno mi ha scritto che è brutto quando, com'è che si dice? Faccio il misterioso con i nickname, però dai, basta una rapidissima ricerca su internet alla fine. Ah, e inoltre Ares, Eris, magari Calamitron per chi non ha giocato a Breath of the Wild, ma dai, Sobek forse è un po' più... Subdola come cosa, perché non tutti conoscono mitologia egiziana, ma... Da ieri faccio parte della banda, quindi sono il più forte! Che ragionamento è? Comunque... Novio Bullo, che ha un solo Pokémon, e manda in campo Pidove. Io ancora Sobek, vero? Davanti? Credo di sì. Sì. Peccato. Possiamo usare solamente Morso, quindi... Vai con il Morso. Crunch! Appena... Finisce l'attacco rapido, ovviamente. Crunch! Danno abbastanza. Morso ancora. E addio Pidove. E arroganza, va bene. Abbiamo capito che alla fine, o prepotenza, o arroganza, o all'inizio, o alla fine della lotta, la lotta dura leggermente di più per la brevità. Ma quello è. Fine. Allora, un attimo, che qui c'è uno strumento. Un presartigli. Bene. Allora, vediamo un attimo... Sì, mando in campo Eris. Soprattutto perché ha cuore stampo. E contro i tipi veleno. Allora, vai con questo. Dov'è? È qua sotto? No, è dall'altro lato, ok. Ma prima questo. Sei qui? Qui? Ok, coccio giallo. In realtà non ricordo a cosa servono i cocci adesso, ma... Ok, sei qui sotto? No, sei qui sotto. Una polvostella. Questa invece può essere molto buona, si vende, quindi... Pokémon selvatici, vediamo se ho fortuna e becco
un... ok, un Trubbish. Ah, giusto. Per chi gioca a Bianco 2, siete molto fortunati, perché qui si dovrebbe trovare anche... Mincino, vorrei dire. Controllo un attimo. Sì, e Mincino è un Pokémon normale. Buono, alla faccia. Se avete una... come si chiama? Non è pietra lucente, pietra brillo, ecco. Se avete una pietra brillo, fatelo evolvere. Cercate un Mincino e usatelo. Sembra strano, ma è molto, molto, molto potente. Allora, intanto qui, dove sono gli strumenti? Qua sotto? Qua sotto? Sì, coccio verde. E adesso, credo ci sia una lotta in doppio, vediamo. Ok, prima vi mostro questo. Allora, il giovedì in questo punto apparirà un Mandibuzz. Se volete un Mandibuzz al 25, sì, potete catturarlo qui ed è molto buono. Dobbiamo ancora parlarne, ve ne parlo adesso mentre sfido questi due. Ma Mandibuzz ha parecchie difese, è buono in generale, fine. Usatelo se volete, è molto, molto valido. In effetti non so perché non ho scelto di prendere Mandibuzz al posto... Ah, vero, Sobek è già di tipo buio. Quindi, oh bene, Petilille e Cottonee. Un attimo, io ho Eris. Ho già vinto. Ho Erasorio. Erasorio? Vabbè. Erasorio e... Sonic Boom, tanto per... Erasorio! Double Crit, già che ci siamo. No, neanche uno. Foglie Lama, invece, che non ci fa nulla. Hai fatto l'opposto di quello che abbiamo fatto noi, in pratica. Sonic Boom, ho colpito Petirillo, ho fatto bene. Benissimo. Mi sa che questi due allora sono messi apposta per mostrarvi un po' come l'Ivi della Lotta SPA, dove si cattura Cottonee oppure Petirill. Comunque hai rasoio ancora e facciamo bombagnete per non mancare, ma non dovrei mancare appunto. Hai rasoio! Addio Cottonee. E esperienza vieni a me. Il mio grazioso Pokémon, il mio piccolino ha perso. Ok? Noi cattivoni ci raduniamo e ci vantiamo dei nostri Pokémon. Ok? Basta? Anche la tua squadra di Pokémon è proprio carina. E tu come allenatore non sei niente male. Allontanati da me! Comunque, abbiamo finito il percorso 4. Ci sarebbe un'ultimissima cosa da mostrare, nuova di Bianco e Nero 2, che si trova qui sopra e la faremo adesso, quindi non preoccupatevi. Allora, eccoci qui. E c'è una casa qui dove posso entrare per caso? No? Ok. Però questa... nuova. Galleria Solidarietà, eh? Ah, questo sì che è un bel problema. Ho troppi impegni per occuparmene io. Ehi, tu! Sì, dico a te. Lascia che ti dia il benvenuto nella Galleria Solidarietà. Beh, adesso, come puoi vedere, è vuota e non c'è un granché da vedere, ma... Ops, scusa, che scortese. Non mi sono neanche presentato. Sono il proprietario della Galleria Solidarietà. Il mio sogno è costruire dei centri pullulanti di vita in tutto il mondo. Il problema è che la persona che doveva gestire questo posto non può più venire. Quindi ora mi ritrovo in un mare di guai. Un momento, ho avuto un lampo di genio. Tu sei un allenatore, vero? Immagino che una persona come te viaggi di continuo, incontrando un sacco di gente. Che ne diresti di gestire tu questa galleria? Dato che hai solamente 10 anni, ti metto... Vabbè, va bene. Vabbè, avete ragione, non devo puntualizzare queste cose, ma dai. Grazie. Allora, prima di tutto vediamo che tipo di persona sei. Che motto vorresti comunicare alla gente di tutto il mondo? Attenzione, le parole che inserirai nel messaggio seguente saranno inviate ad altri giocatori tramite la comunicazione wireless, che non userò. Scegliele con attenzione. Ok, che parole useremo? Usiamo. Il motto è... Ah, pochissimo le parole, cioè lettere. Boh? Schiusi. Perché no? Tanto. Schiusi. Dov'è la S? Eccoti. Tipo scusi, però schiusi. Benissimo. Bene, ora passiamo alla prossima domanda. Cosa dici quando qualcosa ti colpisce profondamente? Beh, sì. Per chi mi segue sui social dovrebbe sapere la parola che uso quando qualcosa mi sorprende abbastanza. Ossia togo. Quindi togo, vai. Dunque, schiusi è il tuo motto, mentre togo è ciò che dici quando qualcosa ti colpisce profondamente. Sì, lo sapevo. Il mio sesto senso non sbaglia mai. Sei la persona ideale per questo lavoro. Capo, è quasi l'ora del prossimo appuntamento. Ops, quasi dimenticavo. Allora, assistenti,
Avete sentito tutto, no? Per il resto, lascio tutto nelle vostre mani. Certamente, conti pure su di noi. Piacere di conoscerti. Ma dici, come possiamo chiamarti? Tonks? Suppongo sia un nickname, potete anche scrivere capo, però Tonks è meglio per me. Informale è meglio. Tonks? Benissimo. Adesso sei responsabile della gestione di questo centro. Anche se per il momento è ancora vuoto, sicuramente tu riuscirai a renderlo pieno di vita e di visitatori. Yeah. Quando avrai terminato i preparativi, vieni a parlarmi e ti spiegherò come procedere. Allora, lei... sì, ok. Se, ve lo spiego io. Allora, tu... E ora? Ma è nuovo questo centro? Ehi, tu sei primo di Pokémon Ranger! Vedo che non ci sono ancora negozi. Forse è un'occasione buona per realizzare i miei sogni. Perché no, ti invito. Se solo potessi sorprendere tante persone con gli oggetti più disparati. In questo centro potrei realizzare il mio sogno. Ok, vieni qui. E ora? E grazie! È stato inaugurato una nuova attività, un mercatino chiamato Bazar Primo. Allora, teoricamente questa, miei cari, è la beta di quello che sarà appunto il Festiplaza di Pokémon Sole e Luna. Sì. E ora? Tonks! Bazar Primo, troverete di tutto e di più. Acquistiamo qualcosa. Vende robe, vende menù acqua, 12 bottiglie di acqua fresca e menù latte. Mi spiace, ma non dobbiamo soddisfare la tua richiesta. Ok, perfetto, quindi non possiamo comprare niente. Ci sono alcune ricompense per finire la galleria. Potete mettere un massimo di 8 bancarelle, ma non c'è nessun altro con cui giocare e il metodo principale per ampliare questa galleria era appunto la Wi-Fi connection, che ha chiuso, e quindi mi spiace, ma non potrò mostrarvi la galleria completa. È un peccato, ma è così. Allora, siamo finalmente arrivati a Sciroccopoli, dov'è il centro Pokémon? No, no, ne parleremo nel prossimo episodio. Quindi, nella prossima parte... C'è uno strumento nascosto qua dietro? Ok, un attimo lo prendo e basta. Nella prossima parte di Pokémon Re... di Pokémon Nero 2... Mi sono confuso con... Wow! Jolteon, se lo volete, prendete la pietra tuono? Comunque, nella prossima parte di Nero 2... visiteremo Sciroccopoli, quindi... See you next time, e stavolta salvo!